Sport finisce con una sconfitta per il Treviso contro il Perugia nella Supercoppa di Lega Pro. Vediamo. Treviso in grande emergenza a causa della defezione di 9 titolari, due dei quali Panarelli e Torromini compaiono però in panchina. Nella scacchiera di Battistini sono 3 le pedine mancanti, Clemente squalificato che segue la gara dalla tribuna, Margarita ed Anania che sono assenti per guai fisici. Al quarto palla sulla destra per Balistreri e conclusione dell'attaccante con il portiere Sartorello che para in 2 tempi. Predominio territoriale del Perugia nei primi 20 minuti con i locali che si difendono bene. Al 26esimo Balistreri si getta su un pallone perso dalla difesa bianco-blu e lascia partire un fendente teso sul quale Sartorello interviene deviando in corner. La prima conclusione di marca trevigiana giunge un minuto dopo ad opera di Perna che manca abbondantemente il bersaglio. Al 35esimo grande occasione da rete per il Perugia. Ferri Marini serve in area Padovani che conclude incrociando il tiro. Sartorello smanaccia di quel tanto che basta per mandare la sfera a colpire il palo per poi rientrare in campo dove Cernuto libera definitivamente. Con le immagini siamo nel secondo tempo. Quarto minuto, palla filtrante di Giorico per Perna sul quale si avventa Giordano a rimediare la situazione. Nemmeno un giro di lancette e dalla parte opposta Benedetti scodella un bel pallone nel cuore dell'area avversaria con Ferri Marini che stacca di testa e trafigge Sartorello. Perugia in vantaggio. Al 13esimo Russo perde ingenuamente palla in prossimità della linea di fondo campo, Madiotto la recupera e serve centralmente Perna che da posizione favorevole divora l'occasione per riequilibrare le sorti della gara. Al 20esimo con Malacarne che difetta di precisione in questa conclusione di incrociare dal vertice sinistro dell'area di rigore. 34esimo Balistreri ruba palla sulla tre quarti e serve Benedetti, ma la conclusione del centrocampista non è all'altezza del suo bagaglio tecnico. In piena zona Cesarini è il 43esimo, il pareggio che non ti aspetti. Doppia conclusione ravvicinata di Cernuto e doppio miracolo di Giordano. Poi sfera che termina sui piedi di Reginato che da pochi passi la mette dentro per l'1-1. Finita, ma che nel terzo dei 4 minuti di recupero Cernuto non trova di meglio che travolgere Ferri Marini in area e l'arbitro non può esimersi dal concedere la massima punizione. Dal dischetto va Tozzi Borsoi che batte con freddezza e realizza la rete del definitivo 2-1 per il Perugia. Tra una settimana al Curi la seconda parte della sfida. E con questo servizio